Buongiorno, in questa nuova serie di video, la vogliamo chiamare così, vogliamo definirla serie, ho deciso, sicuramente avrete già capito dal titolo, non c'è bisogno nemmeno di troppe presentazioni, insieme al mio medico ovviamente, di ricominciare la chetogenica. Perché ricominciare la chetogenica ad agosto? Non è che ci sia un momento migliore o peggiore per iniziarla. Sicuramente, essendo una dieta, non so se voi la conoscete, è una dieta che praticamente elimina totalmente, quasi totalmente, i carboidrati complessi, la frutta, quindi gli zuccheri, sia appunto della frutta che quelli raffinati, elimina i legumi, le carote, è consentito mangiare qualche pomodorino, molto poi dipende dal piano, da chi ve lo fa. Io, cosa è successo? Come sapete, appunto, ho un intervento malassorbitivo che funziona con questo tipo di dieta. È un intervento che funziona con i grassi. Quindi più grasso buono si mangia, più l'intervento malassorbitivo funziona bene. Ovviamente, essendo rimasta incinta 10 mesi dopo l'intervento, mi hanno praticamente vietato di mangiare soltanto proteine e grassi, perché non sarebbe stato sano né per me né per Federico in questo caso. Poi nell'allattamento sono stata cattivissima, nonostante in realtà io abbia continuato, anzi abbia ripreso a perdere peso, forse proprio in realtà per l'allattamento in sé, perché vedete, io ho fatto un allattamento intensivo, quindi allattavo tutto il giorno, tutta la notte, nonostante io mangiassi tante schifezze, più di quanto io ne abbia mai mangiate in vita mia, cioè anche quando pesavo 150 kg non mangiavo tante schifezze quanto in allattamento, però ragazzi non ce la facevo, cioè ero proprio stanca, io di notte ero sveglia tutta la notte ad allattare, di conseguenza spesso mi svegliavo, mangiavo qualcosina, ritornavo a letto, riallattavo, insomma è stato un periodo molto pesante per me, non me la sono presa semplicemente perché ho capito che il mio corpo in quel periodo non ce l'avrebbe fatta. Non ero mentalmente pronta per una dieta, il mio corpo non avrebbe retto qualcosa di drastico proprio perché era già messo a dura prova dall'allattamento, che ve lo dico con tutto il cuore, nonostante sia una delle cose più belle per una mamma e per il proprio bimbo, però io non ho avuto una buona esperienza, non lo rifarei mai, proprio perché non sono stata forse capace, non sono stata in grado di dare degli orari a Federico, quindi lui ha veramente, mi ha risucchiato tutte le energie mentali e fisiche. Di conseguenza mi sono lasciata un po' andare e in realtà appunto fino a che ho allattato, quindi fino a maggio, tutto era abbastanza regolare, continuavo a perdere peso, stavo bene. Sono comunque una donna che ha partorito da 10 mesi, quindi non è che pretendessi di ricominciare a bomba e di tornare a perdere peso così velocemente. Il problema è che da quando ho smesso di allattare, in realtà ho preso 5 kg. Questa cosa ovviamente mi ha un attimino destabilizzata, perché nel complesso non è stato il prendere 5 kg che mi ha turbata. I centimetri sono quelli, io poi sono abbastanza fissata, mi peso tutte le mattine, mi prendo continuamente le misure e, quindi in realtà non mi ero neanche preoccupata granché, perché ho detto vabbè, sarà un periodo, sarà un momento, ci può stare. E il discorso è che ho cominciato a sentirmi sempre più gonfia, sempre proprio più goffa, e fino a che appunto ho captato dei segnali nel mio corpo che non andavano e ho deciso di fare dei controlli, quindi il mio medico mi ha assegnato varie analisi, 6 pagine di analisi, li ho fatti, sono arrivati i risultati lunedì scorso e i risultati non sono buoni, nel senso, per essere una donna di 28 anni che non ha mai avuto grandi problemi, se non, vabbè, soffro di ipotiroidismo, soffro di anemia, ma quelle sono cose, diciamo, che non si possono controllare. Questa volta praticamente erano fogli pieni di asterischi, quindi dalle cose più impensabili, tipo la trombofilia, non va bene nemmeno quella. E io non ho mai avuto problemi di questo tipo, mai, proprio mai, nemmeno durante la gravidanza, mai. E
Le vitamine, vabbè, non ci sono, quindi dovrò fare delle infusioni di ferro, delle punture di vitamina sia D che B, ma quello si sapeva, sapevo che sarebbe stata una controindicazione dell'intervento. C'è un valore nella tiroide che non va bene, non è il TSH, quindi non sono abituata a vedere questo valore alto, non ne so abbastanza, quindi non ve ne parlerò perché non so veramente niente. Il mio medico mi ha fatto le ricette per andare dall'endocrinologo, eccetera, eccetera. Quindi ci muoveremo un attimino, farò tutti i controlli che devo fare e poi ve ne parlerò in caso. Nel frattempo, però, lui mi ha consigliato, visto che io ho la fortuna, questo è il karma, di avere un medico di base specializzato in nutrizione. Quindi è un nutrizionista, medico nutrizionista. E mi ha consigliato di iniziare la chetogenica. Come sapete, io l'ho già fatta in passato, so che è una dieta che funziona se fatta con costanza. E quindi mi ha detto: Ivana, perché no? È vero che agosto è un mese particolare, non si può mangiare frutta, non si possono mangiare legumi, non si può mangiare tutta la verdura, tipo le carote, non si possono mangiare i pomodori con parsimonia. Insomma, bisogna essere un pochino attenti a gestire bene tutti i macronutrienti. Io spesso mi aiuto con un'applicazione che è Macros, che conosco bene, dove inserisco praticamente il codice a barra del prodotto che so che posso mangiare, così anche per fare le sostituzioni. Quindi ci ho pensato un pochino, mi sono presa questa settimana di, brutto dirlo, addio al cibo. Quindi sono andata al sushi, ho mangiato la pizza, ho mangiato il Mac, insomma, ho proprio detto ok, basta, almeno per questo mese non sgarrerò più. Anche perché in realtà non è difficilissimo con la chetogenica, perché si può mangiare carne, pesce. Quindi banalmente ho immaginato un Ferragosto, braciata con gli amici, io potrò mangiare tranquillamente tutta la carne che voglio, quindi non dovrebbe essere così difficile. Incrociamo le dita e speriamo bene. Quindi, insomma, vi voglio portare con me in questo percorso, spero che vi faccia piacere. Cercherò di postare il più possibile le mie giornate tipo, quindi cosa mangio in una giornata chetogenica. Magari può essere da spunto per chi vuole iniziare un percorso, ma mi raccomando, lo dico ovviamente, è anche abbastanza sciocco doverlo premettere. Io sono una persona che non è attentissima alla propria salute, nel senso che non sono mai stata una di quelle che si fa le analisi periodiche, a meno che appunto non sia il medico a dirmi: ok, fra 6 mesi devi farti questo controllo. Non sono una che ha l'iniziativa di andare da un medico così a caso, ma perché sono una fifona di base, ho sempre paura di trovare cose che non voglio trovare, e quindi ecco, ok. La chetogenica è una dieta che si può fare solo sotto controllo medico, perché ci sono dei valori che vanno tenuti sotto controllo, quali il colesterolo, quali la gotta, detta, adesso non so se è proprio il termine italiano, l'uricemia, forse. Mangiando prevalentemente carne e pesce va bilanciata benissimo la parte proteica e va appunto controllato che non si alzi questo acido nel sangue, che porta spesso all'infiammazione degli arti. È successo a mia madre, per esempio, durante la chetogenica, nonostante fosse controllata dal medico. È importantissimo comunque integrare. Quindi, che cosa si prende a livello di integratori con la chetogenica? Io ho sempre preso il multivitaminico senza zuccheri, nel mio caso io ho quello bariatrico, altrimenti qualsiasi multivitaminico basta che appunto senza zuccheri. Poi si prende l'omega 3 e poi quelli gli integratori che vi mancano. Quindi, in base a quello che manca nelle vostre analisi, potete andare ad integrare, ma sarà il vostro medico a dirlo. Io ho approfittato e ho iniziato. Sapete che già prendo vari integratori, quindi li sto continuando. I capelli stanno crescendo tantissimo. Non so se riuscite anche voi a fare la differenza, sono proprio molto più pieni, nonostante in estate si lavino in continuazione. Sto prendendo l'omega 3, prendendo il mio integratore bariatrico, sto prendendo il ferro. Al momento sono in pausa con la pillola della tiroide, perché dobbiamo un attimino capire, però ho pensato di aiutarmi un attimino con altre vitamine. Allora, cosa ho preso?
Ho cominciato, in realtà già da qualche giorno prima di iniziare la chetogenica, è già una settimanella più o meno che li assumo, e ho pensato di aiutare un attimino il mio metabolismo, che secondo me si è un attimino bloccato. Quindi per iniziare prendiamo tutte le mattine due caramelline, che sono buonissime, ragazzi, sanno di limone, di agrumato praticamente. Non hanno però carboidrati, non hanno zuccheri, niente, sono vegani. Questo qui è Burn Baby Burn Shape Vitamin, che praticamente è composto da leucina e cromo, che aiutano sia a mantenere normalmente il glucosio nel sangue stabile, sia proprio ad attivare il metabolismo sia dei grassi che di tutti gli altri macronutrienti. Poi ho iniziato a prendere My Metabolic Matcha Vitamin, che è appunto a base di matcha, vitamina D, B12 e zinco. E questo serve proprio ad accelerare il metabolismo. Se ne prendono due caramelline al giorno. Queste sono meno buone rispetto alle altre, devo dire la verità. Sanno proprio di tè verde e matcha. Io non amo il matcha, non lo berrei mai in vita mia. Una volta l'ho assaggiato e ho assaggiato un gelato al matcha, è veramente disgustoso. Queste vanno giù comunque, non è un grande problema. E poi ci interessa proprio che appunto diano una scossa al nostro metabolismo. Anche queste, come vedrete dietro nella tabella nutrizionale, non hanno carboidrati. E poi ho iniziato a prendere Batelicious Vitamin, che è praticamente a base di collagene, e questo qua serve a nient'altro se non a mantenere il tono della pelle. Quindi lo prendo più che altro per evitare, come è già successo nel mio corpo, perché dopo l'intervento io ho fatto la vaga, ho pensato: ma sì, sono giovane, tornerò, diventerò tonica, non avrò tutta questa pelle in eccesso. Mi conoscete bene, sapete che di pelle in eccesso ce n'è aiosa. Ovviamente vi lascio anche qui il mio codice sconto, quindi se mai qualcuno di voi volesse mettersi a dieta in questo momento, o comunque anche semplicemente dare una scossa al metabolismo o acquistare qualsiasi altro tipo di integratore, sapete che io uso tantissimo quello per i capelli, quindi alla biotina. Ho usato tantissimo quello per l'abbronzatura ed effettivamente non mi sono mai bruciata. Questa volta l'abbronzatura è molto molto più uniforme. Quindi comunque nel sito troverete, vi lascio il link qui in sottoscrizione, troverete tantissimi integratori, proprio tantissimi, ce ne sono miliardi per qualsiasi tipo di utilizzo. E vi lascio anche il mio codice sconto, che è Ivana Squarcio YT20. Come primo pasto della giornata, cerchiamo di andarci piano oggi perché non sono pronta. Mangerò, vediamo, questi sono 150 grammi yogurt greco. Di solito io cosa faccio? Non facendo lo spuntino quasi mai, aggiungo anche del caffè e le mandorle, oppure un pezzettino di cioccolato fondente sopra il 70%. Però stamattina proviamo a mangiarlo così, andiamo tranquillamente, perché così voglio cercare di fare anche gli spuntini in modo da arrivare ai pasti meno affamata, anche se in realtà il mio problema ovviamente non è la fame in sé, cioè il mio stomaco non ha veramente fame, è più proprio una questione di abitudine, lo diciamo, cioè devo mangiare perché il mio cervello mi dice che è arrivata l'ora di mangiare. E niente, proseguiamo. Partiamo quindi col primo pasto, che è lo yogurt. Allora, per quanto riguarda il pranzo, io ho saltato lo spuntino stamattina, anche perché sono stata presa, insomma, ho qui anche i miei nipoti, quindi quattro bambini belli impegnativi. Pranzo ho mangiato, sto per mangiare 150 grammi di bufala campana, che ha soltanto 1,7 carboidrati, per il resto sono tutti grassi e proteine. I cetrioli che sono liberi. Il prosciutto crudo ne avevo 30 grammi avanzati dai panini di ieri, però ho alzato un bel po' la quota proteica. Quindi adesso, per quanto riguarda lo spuntino e la cena, cercheremo di riempire più che altro la parte proteica e dei grassi per arrivare comunque a 900 calorie. Allora, come spuntino mangio mezzo pacchetto, quindi 25 grammi di nocciole. Per cena ho dimenticato di riprendere, ma ho fatto una frittata con due uova e una zucchina e mezza.
Buongiorno, è il secondo giorno. Io no, stamattina sto andando a fare una cosa che vi svelerò in realtà nei prossimi video. Adesso ancora non è il caso di dirlo. E quindi ho lasciato i bambini da Bruna e sto andando. Mi aspetta un'oretta di macchina abbondante. Vabbè, non diciamo troppo. Di conseguenza non ho fatto in tempo sinceramente a fare colazione, però mi sono portata un pacchetto di mandorle. Queste sono 100 grammi e per 100 grammi ci sono 4,3 grammi di carboidrati. Di conseguenza potrei mangiarlo anche tutto il pacchetto tranquillamente tra la colazione e lo spuntino e rientrerei tranquillamente nei carbo della giornata. Però 100 grammi di mandorle meglio evitare, quindi mangerò, non so, 10-15 mandorle così, in modo giusto da tenermi un attimino in forze. Avevo preparato la borraccia con l'acqua, ma l'ho dimenticata con la fritta di prendere le cose per i bambini, quindi adesso mi fermo a prendere un po' d'acqua, perché quella è la cosa più importante. Bevete, soprattutto perché fa un caldo allucinante, ma lo sto dicendo in tutti i miei video praticamente. E quindi niente, adesso metto il navigatore, vado e ci aggiorniamo con il pranzo. Allora, sono appena tornata, sono le 2, quindi è tardissimo. Io sinceramente non ho nessuna voglia di mettermi a cucinare o di mangiare. Qui c'è un casino di roba, tipo questa plastica che possiamo buttare. Non c'è niente che io possa mangiare in maniera veloce se non lo yogurt, però non mi va. Quindi penso che adesso berrò solo tanta acqua. Eccola qui. E poi ci vediamo a cena. Allora, sono le 4, a me è venuta fame e quindi mangiamo questo yogurt. Ne pesiamo 150 grammi, non lo so. Vediamo un attimo. Ecco qui i 150 grammi precisi e è un bel bicchierone di yogurt, quindi va benissimo. Quindi fino a cena andrà più che bene. Ed è bello fresco. Buongiorno, questo è il terzo giorno. Mentre i bambini qui stanno facendo colazione, io mangio lo yogurt avanzato da ieri pomeriggio. Quindi questo qui è lo yogurt, facendo un calcolo, praticamente la rimanente metà, perché è 300 grammi e... Facendo un calcolo è praticamente la rimanente metà. Da, eccoci al pranzo, super invogliante oggi perché... Ci sono i cetrioli, vabbè, lo sapete, io adoro i cetrioli, li mangerei anche a colazione, quindi ci sono sempre praticamente nel mio pasto, se ce li ho a casa ovviamente. Il kebab di pollo, sono 170 grammi di kebab di pollo, ne potevo mangiare 200, però devo dire che la porzione è già bella abbondante, quindi va benissimo così. E poi avocado, questo è meno della metà di un avocado, condito con un pizzico di sale e una goccia di salsa di soia. I cetrioli invece hanno un cucchiaio di olio, mezzo cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di sale. Come spuntino le solite 10 mandorle. Per cena invece non ho ripreso, però lattughino, fesa di tacchino e mandorle. Buongiorno, oggi è il quarto giorno. Stamattina avrei voluto farmi le uova con il bacon, dico la verità, però non ho proprio lo sbattimento. Allora, siamo al pranzo. Ho saltato lo spuntino, praticamente il mio spuntino oggi prevedeva lo yogurt che ho mangiato a colazione. Il pranzo invece, cioè la colazione, prevedeva un uovo e 2 striscette di bacon, in realtà 3, ma ne ho fatte soltanto 2. Quindi ho unito la colazione al pranzo, 50 grammi di pollo, sinceramente già il piatto così è bello abbondante, ho preferito mettere più cetrioli che sono liberi, lo sapete, e mezzo avocado avanzato da ieri. Ho condito i cetrioli e l'avocado con paprika, un goccio di salsa di soia e un pizzico di sale, l'uovo con la paprika, bacon niente e il pollo niente. Quindi questo qui è il pranzo, non vedo l'ora, cioè molto invitante. E non credo farò merenda perché dopo un pranzo del genere, anzi di solito ci metto un po' a finire il pranzo e quindi finisco sempre verso le 2-3 di mangiare. I bambini hanno già mangiato come avete visto e ci rivediamo a cena. Sono a cena della mia suocera, quindi vediamo un attimino che cosa mi posso portare. Buongiorno, siamo al quinto giorno. Quindi ci siamo quasi,
Io stattina mi sono pesata, sono felicissima, si vede, no? Si sente il mio entusiasmo, nonostante qualche piccolo sgarretto, nel senso che non sto seguendo proprio, nonostante qualche piccolo sgarretto, per esempio i pomodori ieri sera nella caprese, nonostante qualche piccolo sgarretto, niente di che, perché in realtà per esempio nella mia dieta i pomodori ci sono, però ieri sera ho mangiato un pomodoro grande con la mozzarella, quindi... Nonostante questo, stamattina benissimo. Quindi, vabbè, iniziamo la colazione con il solito yogurt. Questa volta ho preso questo della High Pro, che è proteico praticamente, quindi contiene più proteine e ha pochissimi carboidrati. Non so se riusciamo a mettere a fuoco, vediamo un po'. Sì, ecco qui. Carboidrati per 100 grammi 3,5, quindi per l'intero vasetto 5,6. Io ne mangerò circa un po' più della metà e lascerò l'altro per domani mattina a colazione, anche perché oggi a pranzo ci manteniamo leggerine, magari mangerò della verdura più che altro. Stasera abbiamo una braciata, quindi sicuramente mangerò più proteine del previsto. È tardissimo, sono le 2:30, ma io adesso ho finito di preparare i tiramisù per domani e per stasera, perché abbiamo due braciate, una stasera e una per domani. Oggi siamo pochi, domani saremo un po' di più, e quindi pensavo di mangiare, eccola, potrei mangiare la bresaola, magari non tutta, metà, con un po' di rughetta. Sì, facciamo questa. Tanto c'è a tavolo, c'è anche l'olio, c'è il gratuito. Buongiorno al sesto giorno. Abbiamo quasi finito la settimana. Stamattina proviamo sempre della linea proteica, però questa volta della Hermann, il budino mousse, sì, ecco, la mousse al caramello salato. La consistenza devo dire che non è appetitosa, un po' oddio, vediamo, sa di caramello salato, questo sì. Vediamo un attimino anche la tabella. Allora, ah, praticamente 5 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Tutto è 200 ml, 200 grammi, quindi è parecchio. Uno ne mangia metà e via. Eccoci a pranzo. Io oggi ho l'altra bresaola avanzata con rucola, pomodorini e cetrioli. Lei ha? E tu hai? Spaghetti. Due spaghetti. Due spaghetti, giusto due fili. Ciao a tutti. Stasera la chetogenica? La partiamo. Che c'è? E guarda a me. Ecco il king del grill. Ecco, si sta preparando. Sembri Magic Mike, insomma. Collegami qua dietro. Buongiorno. Oggi è il sesto giorno. Oggi è il settimo giorno, quindi siamo alla fine di questa settimana. E cosa dire? È andata con pochino di fatica nei giorni in cui abbiamo avuto delle cene, però è andata. A livello di perdita di peso sono felicissima, perché premettiamo, lo sappiamo tutti, che all'inizio si perde molto più peso perché appunto ci sono i liquidi, c'è il gonfiore. Ricordatevi che poi appunto io sono una paziente bariatrica, quindi è tutto relativo, è tutto diverso. Però ad oggi, che è domenica, io ho già perso 5 kg. Continueremo? Sì, assolutamente sì. Vi aggiornerò magari settimanalmente con i vlog, insomma, vediamo un attimino. Stamattina finiamo il budino che abbiamo cominciato ieri, questo qui al caramello salato, ma vi devo dire, no, non lo ricomprerei. Veramente
stucchino, non è troppo. E poi ci vediamo con il pranzo. Allora, siamo al pranzo. Alice sta mangiando gli hamburger con il ketchup. E io mi sono fatta, allora sono 80 grammi di valeriana. Ho scelto lei, in realtà mi piace di più come insalata, ma anche la più leggera, nel senso che dovendo pesare anche le verdure, per esempio l'iceberg che è buonissima, ha troppa acqua e quindi 80 grammi sono praticamente così. Invece una busta da 80 grammi di valeriana è una bella ciotola. Poi ho messo un pomodoro, uno solo, mezzo cetriolo, che era avanzato dal pranzo di ieri, pranzo, la cena, insomma tutto quello che è, una scatoletta di tonno e poi ho messo proprio così una manciata di cipolla croccante. Quindi questo sarà il pranzo oggi. Sono contenta perché in realtà è molto molto sostanzioso a livello di quantità, quindi è un po' più appagante, ecco. Per cena invece polpette al curry e zucchine con paprika. Allora, siamo giunti alla fine di questa settimana. Fatemi sapere se questo tipo di video vi può interessare, se magari vogliamo replicarlo, che ne so, una volta al mese, o se devo integrare questo tipo di cose durante i vlog. Scusate Federico che urla, però vuole partecipare anche lui. Quindi vi ringrazio per aver guardato il video che sto editando al momento e sono già 25 minuti, quindi sarà abbastanza lungo. Se arriverete alla fine di tutto il video, commentate con un panino, un hamburger. Così, proprio per motivarci per la dieta. Un bacione a tutte e ci sentiamo nei commenti. Ciao!